Oui, mais l'autre, celui d'au-dessus, il doit descendre sur l'autre, sinon tu couvres pas. Ouais, moi je préfère le contraire parce qu'il va avoir du mal. Moi je vais faire ce, les quatre là. Ouais. Mais c'est plus facile que ce soit ces deux-là qui tournent parce que tu peux écraser le. C'est une question de facilité. Io sono musica. La mia anima nasce da un suono spirituale, potente, antico, solenne. Il mio corpo, un tempo vigoroso, sommo esempio della conciliazione di opposti, delicatezza e forza, ha vissuto uno sfacelo che il mio ideatore, Giovanni Fedeli, non avrebbe mai immaginato. Sono stato calpestato, allontanato e ignorato, posto alla mercé del tempo. Ho vissuto nell'ombra per decine di anni, con il mio corpo arreso alle ingiurie della dimenticanza collettiva e senza verbo, perché al mio suono poderoso si sostituì un silenzio rassegnato. Sono Michel Formentelli, vengo dal Veneto e da 30 anni faccio il mestiere di organaro. La prima volta che ho incontrato lo strumento di Monte San Martino sulla sua cantoria, sono rimasto più colpito dall'aspetto estetico e dal tipo di lavorazione che da quello dell'abbandono e delle sue condizioni di degrado. Io sono un artigiano, mi considero un artigiano privilegiato e fortunato perché ho imparato in una straordinaria bottega a Verona che è quella di mio padre, fondata nel 1964 e tuttora operativa. E mio papà, che è Bartolomeo Formentelli, è giunto da Parigi proprio negli anni 60 con l'intento di recuperare, restituire strumenti storici con metodologie, con lavorazioni all'identica dei tempi passati. Circa il 90-95% del mondo dell'organo antico, tradizionale, presuppone manualità e sapere di bottega.
Sto ricostruendo le molle per i ventilabri o le valvole del sommiere maestro all'identica di quelle originali in ferro acciaioso e le sto rimontando in sede dando una forza necessaria e utile al funzionamento appunto del ventilabro. Ah, t'as presque fini, là? Oui. On peut passer à autre chose avec toi? Je vais aller me reposer. Je vais te regarder travailler. Non, on va faire un peu de tuyauterie. Nella mia vita ho avuto diversi padri. Il mio creatore, Giovanni Fedeli, il quale impresse su di me la sua firma inconfondibile. Questo è un cartiglio originale del Settecento, proprio di Giovanni Fedeli. È molto simpatico e curioso in quanto c'è scritto proprio a china in cornu evangeli. È un'espressione un po' colta, un modo un po' colto per dire a sinistra. In questo momento sto ritracciando il profilo del modiglione laterale della tastiera, vera e propria firma dell'opera di Giovanni Fedeli. Peut venir m'aider, Marc? Ouais. Tu tiens le carton. Ouais. Ouais. Tu le tiens, hein? Comme il faut. È il profilo del modiglione laterale della tastiera ed è proprio la firma di Giovanni Fedeli, perché altri strumenti in cui compare la sua firma ad inchiostro, autografa, abbiamo lo stesso modiglione. Poi arrivò un uomo appassionato, che mi risollevò da terra, preoccupandosi di ridarmi una seconda vita. Ricordando il suono dell'organo da bambino, mi sono appassionato e vedevo questo strumento lì che giaceva e sembrava chiederti aiuto. L'ultimo ricordo che ho dell'organo della chiesa di San Martino Vescovo risale agli anni Ottanta in occasione di un matrimonio di un mio amico. Suonava all'organo una ragazza di Monte San Martino e successivamente l'organo è rimasto inutilizzato per anni anche perché era in condizioni pietose. Mi ricordo il giorno in cui Michel Formentelli ha smontato l'organo, l'ha caricato sul furgone e l'ha portato via. E in quell'occasione ero molto demotivato perché le condizioni dell'organo erano pessime e non speravo di poterlo rivedere tornare completo e con la luce di un tempo. Questa fatiscenza mi ha spronato ad accettare questa sfida e andare avanti in questa missione. I lavori di restauro sono iniziati nell'anno 2012, e successivamente al reperimento delle somme necessarie. Venne Michel con un collaboratore francese e mi emozionai molto perché ogni canna che smontava soffiava nella canna e cercava di individuare la nota. Tutte le canne vennero avvolte in carta, posizionate con massima cura e il tutto venne portato a camerino. Padri mi furono il musicista straniero che di me si innamorò al primo tocco e mi comprese. E padre fu il paese, Monte San Martino. Il
Il mio primo approccio con il nostro organo è stato nell'estate del 2019, ero da poco sindaco e mi hanno coinvolto in questo progetto di restauro e abbiamo iniziato a discutere proprio con Pierpaolo Bottoni, la parrocchia, l'associazione Arte Pro Arte, Johnny Greenwood, uno dei suoi rappresentanti. Da questo incontro è partito l'interesse da parte dell'associazione a restaurare questo organo colpito dagli eventi sismici, già in fase di restauro. E quindi abbiamo avuto finalmente l'ultima parte del restauro, dei fondi che un comune, una piccola parrocchia non può sostenere. E quindi è stata un'emozione partire col restauro. Schiacciali bene. Ricordo il giorno in cui andai nel laboratorio di Michel Formentelli, il restauratore, ed è stata un'emozione, perché eravamo contornati da decine di organi antichi, bellissimi anche esteticamente, e lì abbiamo capito ancora di più l'importanza dell'organo Fedeli di Monte San Martino, una famiglia importantissima per quel tempo di organari, ma oggi abbiamo un tesoro nella nostra chiesa di San Martino, contornata dai Crivelli, quindi un'emozione a 360 gradi. Ma colui il quale mi riportò alla luce, dopo innumerevoli ore di travagliata dedizione, fu l'organaro, erede di un'arte nobile. Con le sue mani sapienti, lui iniziò a ricomporre ogni mio pezzo, anche il più piccolo, come se mi conoscesse da sempre. Lui mi risvegliò. Quando sono stato chiamato per questo incarico a San Martino, sono stato sicuramente colpito nel riscoprire, ancora per una prima volta, l'ennesimo capolavoro di arte organaria italiana del centro Italia, più particolar modo di questa scuola marchigiana legata a una splendida famiglia, la famiglia Fedeli. E soprattutto ho individuato subito raffinatezza di gusto, impareggiabile, e una completezza di materiali e di elementi originali piuttosto invidiabile. No, 32, 34, 36, 38, 4, ce l'ho qui in verticale, 4, 2, impossibile che 2. Qual è il 2? Questo. Certo, il degrado colpisce, ma per degli specialisti non è la prima questione che si affronta. Si cerca subito di capire se ci sono tutti i materiali o se vi sono stratificazioni o menomazioni. Io invece sono rimasto particolarmente colpito dal fatto che l'intera opera è giunta a noi pur in condizioni di degrado importante e è giunto comunque nella sua totalità della completezza e del valore dell'opera primitiva. All'appello mancavano effettivamente una trentina di canne antiche, originali, e queste vanno ricostruite all'identica per forma, per tipo di materiale, per forme geometriche. In questo caso, se non abbiamo gli stampi o non li conosciamo prima, li dobbiamo costruire appositamente. La difficoltà forse più rilevante è stata quella di restituire alcuni elementi mancanti. E questi elementi
hanno comportato più tempo per la loro ricostruzione, in quanto non si può ricostruire se non all'identica. Cosa vuol dire? Se ci sono forme geometriche, materiali e lavorazioni specifiche, noi abbiamo l'obbligo di doverle applicare. E questo forse è stata la parte più delicata, e un pochino più difficile rispetto alla restituzione di altri elementi lignei come il somiere, in cui tutto sommato abbiamo ritrovato tutte le componenti originali. J'ai un rouleau en dessous. C'est rien, c'est rien. On peut y aller. Voilà. Alors, tourne un peu devant. Non, vers la gauche. Voilà, normalement, il est à peu près comme il faut. À sinistre, c'est à peu près là. Questo elemento tra i più importanti dell'organo viene chiamato il somiere. La sua utilità è distribuire l'aria in pressione a tutte le canne dell'organo e alle file, alle serie complete di canne che noi chiamiamo registri. Questa è davvero la parte più bella e interessante di un somiere, in questo caso dell'organo di Monte San Martino. È una grande tavola, unico pezzo, ricavato da una pianta di noce con una serie di decine di fori, e quindi se ne contano circa 500, e ogni foro corrisponde a una canna dell'organo. Voluta così proprio da Giovanni Fedeli, è realizzata con forature e scavi. È molto interessante vederla perché gli scavi permettono di eliminare proprio eventuali fughe d'aria o comunicazioni d'aria. È una procedura, è una tecnica tipicamente italiana o dell'organo italiano in genere. Questo è un pezzo di canna che ho trovato nella cantoria dell'organo di San Martino, che giaceva a terra sul pavimento vicino alla console dello strumento. Per passare da questo stadio al recupero delle geometrie mi ci sono davvero volute centinaia di ore di lavoro. In questo caso il trucco del mestiere è, essendo un corpo conico saldato e pieno d'aria, l'aria fa da cuscino, cuscinetto, e quindi con la battitura di una semplice batta di legno ridò rotondità e conicità sopra un pianale e faccio sparire i miei colpi, i colpi del mio attrezzo. Essendo metallo duttile, malleabile, se da una parte è fragile e debole, ma dall'altra è anche facile trovare il sistema per rimetterlo in forma. Guardate cosa ho ottenuto, praticamente un corpo geometrico quasi perfetto. Poi ci vuole occhio, perché se sono una buona visione dei corpi geometrici, poi verifico con i polpastrelli, dove vedo delle costoline o delle deformazioni, rimedio subito. Ecco, però questo è un piede che ha riacquisito la sua forma originaria. È sicuro che Giovanni Fedeli, in questo caso a Monte San Martino, ha fatto delle scelte personali per dare voce a queste canne, a questo materiale sonoro, e sarà a noi ritrovare questi elementi, questi parametri, senza modificarli, perché ci vuole un attimo, ci vuole poco, per aprire di più un piede, una luce o deformare qualche elemento geometrico per cambiare addirittura non solo il tipo di suono, ma proprio la timbrica e ovviamente l'intensità. Ecco, questa è la parte più difficile e delicata del restauro. Ça fait bizarre de travailler sans mon estrade. Pourquoi? T'es bas? Je travaille
Ah. Pezzo dopo pezzo, il mio corpo si è ricostituito. I miei polmoni hanno ricominciato a respirare. La mia gola a vibrare. La mia faccia ha ripreso a brillare degli sgargianti colori originali. Devo spostare leggermente, perché il pennello deve essere più asciutto quando si integra, capito? Deve essere più asciutto, cioè l'essere di colore è giustissimo, è perfettamente asciutto. Proprio uno strumento come quello di San Martino identifica alla perfezione la scuola ascolana e della provincia, dove appunto una città così importante ha dato vita a numerosi decoratori, è proprio il termine esatto, e questi artisti di Ascoli o della provincia, potevano essere anche del Fermano, hanno lanciato lo stile delle decorazioni a tempere molto fresche, quindi in uno stile barocco, su superfici lisce. E questa è la tecnica dei decori da teatro. Difatti, se noi entriamo in qualsiasi chiesa e vediamo queste casse d'organo nelle Marche, abbiamo l'impressione di vedere delle scenografie da teatro. L'organo è costituito da una parte strumentale e una parte decorative. Per la parte decorativa l'organaro giustamente non ha le competenze e le capacità per capire come intervenire su una struttura che può essere debole. Quindi un lavoro di falegnameria molto semplice a volte e talvolta direi piuttosto delicato. Con collanti animali, collanti tradizionali andiamo a riparare delle fessure, dei ritiri del legno molto importanti. Il tutto nella comune visione di fare lo stretto indispensabile e di non esagerare nel voler ricoprire le superfici a qualsiasi costo, come nel legno, nella parte lignea, altrettanto nella parte decorativa. Mi sento sempre responsabile nell'individuare
il gusto e il sapere di antichi artigiani e responsabile nella gestualità e anche nella correttezza intellettuale degli interventi. In questo mestiere non ci si può permettere qualsiasi tipo di capriccio o di interpretazione fantasiosa. Bisogna conoscere il manufatto e bisogna allenarsi sempre ogni giorno su questi materiali nelle operazioni di recupero. È un continuo allenamento e lo sarà per tutta la vita professionale. E le aspettative cominciano a essere tante per me. E sono legate soprattutto alla trasmissione. Se come organaro mi innamoro di un gusto musicale, di un sapere, la mia aspettativa è poter concedere, poter scambiare alcuni di questi sentimenti con tutte le persone che vorranno vederlo, ascoltarlo e soprattutto suonarlo. Mi sono innamorato dell'organo di San Martino, anche se poi la mia professione mi porta a vederne tanti di strumenti. Ci lascerò sicuramente il cuore, se vogliamo, perché non c'è solo lo strumento musicale, è uno strumento musicale che è collocato in un contesto straordinario e da questo dobbiamo ripartire anche per la sua valorizzazione. La chiesa e l'organo di Monte San Martino sono assolutamente un qualche cosa di unico e anche irrepetibile nel nostro territorio. Terzo sol diesis. Tac tac. Tienilo. Ancora. Tac tac. Tieni sempre la nota. Mi avvalgo della collaborazione di mia figlia Cecilia, che per un po' di tempo mi tiene anche le note alla tastiera. Perché per questa delicata operazione di recupero del suono, dell'intonazione delle canne, ho bisogno di lavorare dall'interno e un valido collaboratore all'esterno, quindi alla tastiera è possibile per lei valutare anche l'intensità, la forza di ogni singola nota, cosa che dall'interno per me è quasi impossibile. San Martino, un paese dolce, desideroso di rivivere le emozioni musicali che io gli donai tanto tempo fa, e una chiesa, dove l'arte fu sublimata prima del mio arrivo dai magnifici pittori Crivelli, sono ora la mia sontuosa casa. Avendo fatto il chierichetto per tanti anni, mi è capitato di sentirlo più volte suonare, anzi questo suono dell'organo io ce l'ho proprio dentro, quelle voci a volte delicate, a volte profonde, a volte acute,
E soprattutto mi ricordo che quando aggiungevano i bassi della pedaliera, se ti ricordi c'era la pedaliera, e mandavano con la manovella a fianco della tastiera l'ottava sopra, la chiesa si riempiva di poi questo piccola suono. Pure la chiesa, è piccola, poi si riempiva. E chiaramente tutto questo dava alle cerimonie una solennità. In certi passaggi sembra sentire la voce umana, quindi ti entra nell'animo e ti fa partecipare di più. Io suonavo l'organo e c'era la scuola cantorum e cantavamo ogni domenica. E questo organo mi colpiva proprio per per l'estetica, no? Perché per quest'aria di storia che portava dietro. Sarei felicissima di poter mettere mano sopra quella tastiera, anche per vedendo questo organo che è risorto, insomma. Stava lì così inattivo, quindi il fatto che sia restaurato, che verrà restaurato, è veramente un motivo d'orgoglio, perché speriamo, no, che venga utilizzato e quindi anche noi possiamo anche godere del suono e della musica, diciamo, che proviene da quest'organo. Vedere l'organo rimontato è come se fossi riuscito a far risorgere uno strumento che era morente. Speriamo che quest'organo comunque ci aiuti un po' ad avvicinarci alla Chiesa. Io credo che potrà interessare anche i giovani se cerchiamo di educarli sotto questo aspetto. Portarli in chiesa magari per un concerto d'organo, farglielo ascoltare e apprezzare, in modo che riescono poi a capirne l'importanza, perché secondo me l'organo è un patrimonio non solo storico ma culturale. Spero che i giovani di Monte San Martino si avvicinino a questo strumento antico, il cui suono non è paragonabile a quello dei strumenti moderni elettronici. Penso anche che i concerti di organo antico siano molto richiesti, quindi sia anche un'attrattiva per il paese. Il suono di quest'organo penso che riconquisterà tutti, dai giovani ai vecchi, sicuramente sì, è una cosa troppo bella. Se penso al suono dell'organo dico che il fascino è incredibile, soprattutto poi per la liturgia. Cioè, credo veramente che il suono dell'organo abbia qualcosa di più, cioè, la liturgia deve essere soprattutto bellezza. La bellezza passa attraverso tantissime cose, no? Le opere d'arte, poi abbiamo la fortuna ad esempio del Crivelli, la forza della liturgia è proprio la bellezza. E il suono dell'organo, no? Poi soprattutto se magari esce da uno strumento che ha una potenza importante, no? E che riempie la chiesa, sicuramente rende il tutto ancora più bello. Quindi lo immagino come più cose, come qualcosa di pieno ma con tante sfumature, quindi se penso a un organo penso a un arcobaleno, viene in mente una cosa del genere e anche altro, non solo colori, anche altro. Entra veramente dentro il cuore, perché è una musica che non te la dimenticherai mai, è veramente una cosa meravigliosa. Cioè, stanno le nostre radici in quell'organo lì, c'è tutta una storia del nostro paese che i giovani devono conoscere. Si può ricostruire qualcosa, secondo me, perlomeno ci proveremo. Sicuramente il restauro dell'organo, con speriamo veramente la possibilità di sentirlo quanto più spesso possibile, aggiungerà qualcosa di bello al nostro piccolo paese. Il vostro ricordo mi rallegra e grazie a voi il mio suono ritornerà musica. Ora ho di nuovo la forza di un tempo. Il mio vigore lo esprimo attraverso il suono perfetto che musicisti sapienti sanno far uscire. In me ci sono il passato, il presente e il futuro. Il nostro paese è arte ma molta musica, la musica è nel nostro DNA.
tutte le generazioni di Monsanmartinese passano attraverso lo studio della musica, attraverso la banda musicale. Abbiamo molti artisti che vengono al nostro paese che fanno di questo la loro vita. Cioè la musica nel nostro DNA e lo sentiamo ancora. Le Marche sono una regione piena di organi, abbiamo nella nostra tradizione gli organi, per cui vogliamo valorizzarli, ritornare al passato quando gli organi erano la voce delle chiese. Ed è importante anche per i nostri cittadini, i monsanmartinesi, che rivedono un organo che i più anziani ricordano suonare. E oggi ridare luce a questo suono è un'emozione personale per tutto il nostro paese. Mi compiaccio dei vostri sguardi estasiati e riconoscenti. Io dono a voi la mia sonora solennità. Voi donate a me il vostro amore, che accende le note. Scusate se non mi sono ancora presentato. Io sono il vostro organo.